La musica dei Transistor ha qualcosa di magico e sicuramente di inconfondibile. I loro concerti sono sempre tutti esauriti e se ancora non avete avuto la fortuna di conoscerli, conosciamoli insieme. Un contenuto in atelier, che è il nostro primo album, e da Spy, Spider e Erotica. E ci siamo ritrovati ad essere gli artefici di un vero manifesto dello Spider Erotic Sound, che è il suono e il genere che stiamo portando avanti anche nel nostro ultimo album. Il più Spider Erotico sono io. Continuiamo sempre in evoluzione per quanto riguarda i nostri strumenti, perché siamo appassionati di strumentazioni vintage. Nel nuovo album, nel tour di Modern Landscape, stiamo utilizzando strumentazioni come lo stilofono, come il Tenorion o i Theremin, che già utilizzavamo anche in precedenza. Il cinema è sicuramente uno degli aspetti più evidenti della nostra musica. Sicuramente potremmo citare Elio Petri, che è uno dei più grandi registi italiani, ma Sergio Leone oppure Fassbinder. Diciamo, sono tutte suggestioni che si evocano attraverso la nostra musica, e anche nei nostri concerti sono parecchi rimandi che passano alle nostre spalle nei nostri video. La pop art è citata in Modern Landscape, c'è un brano in particolare che è Brillo Box, dedicato a Andy Warhol, ed è sicuramente un'ottima suggestione che introduce una buona parte del disco e dell'ultimo album. I Transistor sono sicuramente legati all'ultima parte della storia di Bob Moog. Noi abbiamo avuto l'occasione di intervistarlo 4-5 anni fa per una rivista italiana, e per noi è stato un ottimo, un grande punto di riferimento per la musica elettronica. E 2 anni fa abbiamo avuto l'idea di partire con un progetto internazionale che coinvolgesse una ventina di artisti di tutto il mondo. L'album si chiamerà Switched on Bob. Facciate, una parte più elettronica e una più esotica. Il brano che mi piace di più è Last Train, non solo perché l'ho scritto, ma anche perché abbiamo avuto la fortuna di avere come ospite Garbo, che non solo è uno dei più grandi cantanti, secondo me, ci sono in Italia, ma personalmente è un mito di quando io ero ragazzino. Stop Shoot Shock Shout, che abbiamo realizzato insieme alla O Family, quindi Marzio Mirabella come regista e Massimo Santimone come produttore, è un nostro vanto, perché noi era da tempo che volevamo realizzare un videoclip, però non volevamo fare il solito video della band che fa il playback del brano. Transistor stanno sul web credo dal 95, dal 96, quindi proprio agli esordi di internet. E siamo passati, come dire, dalle tradizionali newsletter a parlare direttamente con le persone. Abbiamo avuto rapporti in effetti con Gaxato, che è stato il nostro primo produttore, Kid Loco, che è uno dei più grandi DJ parigini, Brother Clive, che faceva parte di Combustible Edison, noti per aver fatto Four Rooms di Quentin Tarantino. Hanno portato fuori, rispolverato i sintetizzatori direttamente dagli anni 80 e hanno creato qualcosa di veramente carino. Poi la voce della cantante è adorabile e loro sì, sono originali, cosa rara a livello contemporaneo, sono originali. Ho resistito una ventina di minuti ad ascoltare i Transistor, a parte la canzone di cui c'è il video su MySpace Music,
ma poi il resto non mi piace proprio. È un gruppo molto visual, piacevole da ascoltare e che richiama alla mente quel retrogusto vintage anni 70.